Passiamo a Elena Piccolboni, che è originaria di Verona, nata come creativa all'Accademia di Belle Arti di Verona Cignaroli. Successivamente ha capito che il design era la sua strada, ma nelle creazioni non ha perso la tradizionalità della creazione e dell'applicazione della creatività alle forme degli oggetti che disegna. Buonasera, sono Elena. Io approccio al design in una maniera un po' più artistica, nel senso che non ho studiato il Politecnico, bensì un'Accademia di Belle Arti, per cui per me progettare prima disegnare. Mi piace un design significante, ossia che parli attraverso i materiali, le forme e comunichi, diciamo, il mio pensiero e la mia sensibilità. E in questo momento mi sto affiancando a degli artigiani e a delle piccole aziende piuttosto che a grandi aziende, perché so bene che a me non interessa proprio un design da numero, da grande distribuzione, ma preferisco delle serie limitate, che quindi ci siano pochi pezzi che poi possano piacere e che quindi abbiano un loro mercato in quel senso. Mi piacciono in questo momento materiali come il legno, la ceramica, quindi le terre, dalla porcellana al grass, e mi diverto molto anche a sponsorizzare il redesign, nel senso che utilizzare delle cose che ci sono in casa oppure nelle cantine, nelle soffitte, e vedere che nuova vita hanno, un po' ispirata da quelli che sono i designer come Fratelli Campana, che hanno fatto di quello che era il riciclo comunque degli ottimi progetti di design, e sono poi diventati anche molto importanti in quel luogo. E quindi diciamo che giù avete visto alcuni dei progetti, tra cui un tavolo che nasce dal concetto di packaging e di decorazione, per cui da un foglio di laminato viene fatta questa decorazione, ripiegato, poi vengono sviluppati vari complementi d'arredo. In questo caso è un tavolo, poi ci saranno lampade e quant'altro. Poi le lampade che avete visto, le Smith, sono praticamente questo progetto di redesign dove delle vecchie gambe di legno massello della zona del Basso Veronese non venivano più riutilizzate, e quindi la scommessa era cosa potrebbero diventare. Ho scelto delle lampade perché in questo periodo mi piace molto la luce, un po' anche come simbolo di dire c'è una luce in fondo a questo tunnel. Come designer italiani abbiamo ancora molto da dire e molto da dare. Va bene.